Ciao Luca, 9000 giri, c'è anche Mirko, è nascosto, ma non c'ho voglia, oggi non c'ho voglia, è ora di pranzo, dice... C'è la caldazza, sì, sta mangiando una banana, due anguri e via. E via. Allora, da lì vuoi cominciare? Perché? Oh Madonna. Il why e il because, perché? È dura qua, è dura far vedere una roba del genere. Allora, infatti eravamo molto indecisi se far vedere questa cosa qua. Sto già leggendo i commenti, penso. Esatto. Non sono ancora. Allora, sto già partiamo dal concetto che noi su questa macchina non ci abbiamo messo le mani e non ci metteremo le mani se non per studiare un problema sul mozzo del volante che ci ha chiesto il cliente di risolverlo. Per cui è una macchina che noi non abbiamo mai visto. Il motivo per il quale con Frank abbiamo pensato di farla vedere è proprio per far capire che tipo di evoluzione ha avuto il settore del tuning o delle modifiche da 20 anni a questa parte. Questa è una Hyundai, anche se diciamo, più o meno si vede, però è una Hyundai coupé degli anni inizi anni 2000, per cui ha 18-19 anni, che all'epoca andava per la maggiore perché era un coupé che costava pochissimo, molto economico. I ragazzini compravano queste macchine, poi era uscito il primo film di Fast and Furious e da lì è scoppiata la saga del tuning, la mania del tuning. Il problema è che la mania del tuning, anche lì, noi diciamo che abbiamo sempre sconsigliato di fare, come dico io in gergo, delle peccionate simili, cioè di prendere una macchina, stravolgerla in maniera radicale e ottenere un risultato che secondo me, cioè già la macchina poverina, senza nulla togliere la Hyundai, è una macchina di una bruttezza sconvolgente. Era una Hyundai diversa, cioè, no, giusto, in quegli anni lì, sì, non sì, era la sì, Hyundai sì, di adesso. Sì. Non è la Hyundai di adesso, però era proprio veramente fra l'economicità del mezzo e la linea, almeno a me personalmente è proprio una macchina che non è mai piaciuta. Se in più l'andavi a conciare in sta maniera, cioè qua uno zingaro te la tira dietro, detta proprio. Ma guarda, quello che ti dico è che rimango male, nel senso che mi sono imbattuto negli anni di Bob Gear in vetture più o meno di questa età, elaborate, preparate a livello tuning, anche estremo, forse più estremo di questa, però tenute con grande rispetto, no? In questo caso, secondo me, al di là del fatto che possa piacere o no questo tipo di preparazione, e penso che 20 anni fa un ragazzino con una macchina così potesse comunque fare un bel colpo. Sì, faceva la sua scelta. Quello che mi dispiace è vedere che comunque c'è gente che se ne sbatte altamente i coglioni, nel senso che non puoi accettare, no? O togli tutto, la rimetti naturale, ma tenerla in queste condizioni mi dispiace certo, a me. No? Sono d'accordo con te, perché è come dire, è un non senso, perché tu hai fatto un lavoro per, secondo il tuo giudizio, per abbellire la macchina. Se in più la tieni male, come in questo caso la verniciatura, adesso io non so per quale motivo, probabilmente perché ha fatto reazione con la vetroresina o perché l'ha tunta sotto il sole, quindi basta vedere lo spoiler dietro come è conciato. Più o meno ovunque, anche sulle esatto. maniglie. Ecco, se tu tieni una macchina così, ottieni l'esatto opposto di quello con il quale tu hai iniziato il progetto. Cioè la voglio, diciamo, migliorare, in questo caso l'hai peggiorata e l'hai peggiorata ancora perché l'hai tenuta male. Questo cioè, un po'... Sì, sì, non è neanche un concetto assimilabile a quello no. della RAT che c'è in America, no? Dove no. invece la ruggine diventa un elemento che distingue la vettura, no? Un elemento da mostrare. Qui invece è proprio una incuranza negli Stati Uniti. Anche perché se monta un volante così, vuole montare un volante così, vuol dire che non è che ha intenzione di vendere, no? Se è andato a cercarsi un pezzo. No. L'unica cosa che ci ha chiesto, che purtroppo non esiste un mozzo per questa macchina, stiamo cercando di vedere se riusciamo ad aiutarlo. Mi sa che non riusciamo perché non esiste un mozzo specifico per questa macchina, vediamo se riusciamo ad adattargliene uno, però da quello che mi diceva Mirko prima sarà molto difficile, quindi una volta che abbiamo fatto questo esperimento questa macchina esce paro paro senza che noi gli abbiamo fatto nulla. Però ecco, ci tenevo a fartela vedere proprio per far capire che questo tipo di modifiche oggi assolutamente non sono più proponibili. Uno, perché è cambiato il gusto, quindi questo sicuramente è già un dato di fatto. Due, perché le macchine che escono adesso non sono le macchine di 20 anni fa, cioè le macchine che ci sono adesso sono macchine si riescono a fare delle belle modifiche meccaniche sempre con la logica, con la testa. Da un punto di vista estetico diventa sempre più difficile e diciamo che la logica è che aziende che 20 anni fa costruivano pezzi di carrozzeria ce n'erano veramente tante.
Oggi le conti sulle punte delle dita, se io dovessi comprare dei pezzi di carrozzeria ho veramente difficoltà, perché non ci sono più le aziende che producono, okay. Non essendoci più richiesta, le aziende. Peccato, questi erano così bravi, guarda che belle linee, semplici. Sì, molto. Queste qua erano un'azienda, mi ricordo ai tempi, portoghese, tutte fatte in vetroresina. Quando le dovevi montare, non ti dico, infatti, il cinema, perché la vetroresina, sai che quando asciuga, come dire, torce, mm-hmm. E quindi quando tu andavi a montare il pezzo, se il pezzo era fatto a stampo iniezione andava su perfetto con poche modifiche. Questi qui era un dramma, cioè montare questo paraurti, sì, ma infatti vedo che gli spazi sono esattamente, no, uguali, ma erano cose ovunque. Che non, esatto. Ma senti, va, l'abbiamo vista, basta, troppo, basta, l'abbiamo basta, già basta. Vista troppo. Passiamo a parlare di qualcosa di bello, sì. Andiamo in casa Subaru, che è una delle principesse, no, delle, sì, delle preparazioni, perlomeno di solito i proprietari di queste vetture sono persone che a cui piace trafficare, migliorarla, andare a fare esperimenti. È un po' come il concetto delle Jeep, cioè sono macchine che si prestano già in partenza per fare delle modifiche. Questo è sempre stato dai primi modelli dell'Impreza, che anche lì negli anni 2000 ne abbiamo fatte tantissime. Si sono sempre evolute, però hanno sempre mantenuto una filosofia dello stesso tipo, cioè utilizzare una macchina che con poche modifiche poteva essere una macchina da corsa, quindi certo. La mettevano a livello stradale, quindi i clienti, senza estremizzare, però avevi tutta una gamma di interventi per poterla potenziare, assetto, freni, motore e quant'altro. Questa è una macchina, non è l'ultima versione, è una macchina di una generazione fa, però è sempre una macchina attuale, un 2005, una macchina che spinge bene, una macchina, un'ottima trazione, un ottimo assetto. Uno dei, secondo noi, delle pecche Subaru è sempre stato l'impianto frenante un po' sottodimensionato. Infatti anche questo cliente mi ha detto: guarda, se la tiri un pochino, dopo un po' va soffre, va in fading. No? Sì. Fading vuol dire che l'effetto frenante tende a... Sì. Ad affievolirsi, cioè si crea una specie di gas fra la pastiglia e il disco, per cui non hai più quel potere, quella giusta pressione che accoppia la pastiglia al disco. Okay, questo è il disco originale. Questo è il disco. Non volevo piegarmi, ma ho un colpo della strega e... Chissà cosa hai fatto. Purtroppo. Quello è il disco originale. Ovviamente noi non cambiamo il diametro, sono dischi da 330, sia davanti che dietro. La caratteristica di solito i dischi posteriori sono sempre più piccoli. In questo caso è un 330, davanti e dietro cambia solo lo spessore, cioè davanti un autolivellante più grosso, dietro un pochino più sottile, però il diametro è lo stesso. Questo è il disco originale, quindi si vede che questo è, come si suol dire, a schiena d'asino, diciamo, quindi è stato consumato, non ha preso delle grossissime scaldate, sennò sarebbe viola, però è un disco di ghisa normale, non lavorato sulla superficie. Cioè diciamo che in un track day a Monza si rischia veramente, dopo un po' di giri, di finire vai lungo inserimento, sì, di scarichi. Questo è il concetto. Per cui se esageri lo cuoci e lo butti via, se no devi farlo raffreddare. Okay. E tornare. Invece con questo tipo di dischi che avete montato? Allora, questo è un buon compromesso. Diciamo che anche lì c'è tutta una gamma di modifiche che si possono fare. Allora, la più estrema sarebbe cambiare proprio l'impianto frenante. Però cosa significa? Che tu devi sostituire anche la pinza. Quindi anche a livello economico il costo maggiore è dato dalla pinza. Questa è già una buona pinza, una pinza ATE a 4 pompanti. Non ha, questo disco un 330 è già un buon disco, però se ne poteva mettere uno di diametro maggiore. Perché uno dice cambio l'impianto, la pinza? Non tanto perché, cioè, da un punto di vista di pressione non cambia nulla, perché la pompa che ti dà la pressione sui cilindretti. Quello che cambia è il fatto che se io metto una pinza più grande posso montare un disco più grande. Col disco più grande posso montare una pastiglia a dimensioni maggiori, per cui il punto di accoppiamento fra disco e pastiglia è maggiore rispetto a quello di serie. Quello è la finalità e lo scopo. Però un impianto frenante di questo genere, solo anteriore, ha un costo molto importante. Partiamo da costi di 1500, 1800 in su, dipende dall'impianto frenante. Quindi se ne fanno, ma non in maniera così frequente. Dove invece noi interveniamo con un buon rapporto qualità-prezzo e cambiare i materiali detrito. Quindi lasciamo buona la pinza, lasciamo buona la pompa ovviamente, cambiamo dischi e pastiglie. Questa ditta forse l'avevamo già presentata in altre occasioni, è la ABC, è una ditta inglese che fa ottimi prodotti sia per quanto riguarda i dischi, in questo caso il disco nero è solamente una protezione, cioè con quattro frenate qua diventerà lucido. Questo è un disco che ha la finitura esterna con i baffi e i fori che non sono passanti, anche in questo caso direi una cosa intelligente, perché si dice sono puntati, quindi hanno fatto dei piccoli fori ma non passanti, in modo tale che non si indebolisce la struttura. La ghisa è di ottima fattura, quindi sopporta una temperatura maggiore
in questo caso ci consente di montare delle pastiglie, in questo caso sono delle pastiglie con mescola gialla, quindi le più sportive nell'ambito stradale prima di entrare nell'ambito agonistico. In questo caso, creando un maggior attrito, si crea un maggior calore. L'accoppiamento con una ghisa che può sopportare quel calore non fa andare il disco in crisi, per cui non si cricca e non si storta. Qui abbiamo fatto appunto l'anteriore e il posteriore, speriamo che il cliente a questo punto sia soddisfatto, però direi che questo è un buon rapporto qualità-prezzo. Certo, certo. Un lavoro del genere con 700-800 euro lo fai, quindi okay. Non è una cifra affrontabile, non è una cifra comunque la vettura, sicuramente sì, poi in certi si diverte di più. Quello che ho visto è che dietro c'è comunque una pinza più piccolina, sì. Per cui strano, ha mantenuto un disco di stessa lo stesso diametro, perché se vedi a vista è lo stesso diametro, sì. Cambia lo spessore, cioè questo è un autoventilante e quello è un autoventilante però più piccolino, quindi cambia solo quello, probabilmente hanno risparmiato sulle masse non sospese, però la superficie frenante è esattamente la stessa cosa. Perfetto, bello, bello da vedersi. Vuoi che riparliamo della Hyundai? Forse non si è vista abbastanza. No. Non vergognarti di averla fatta te, vergogno perché, ripeto, mi immagino già i commenti. Bravo. 9.000 giri, ma non mi vergogno. Ma che cosa avete balordi. Fatto? Non l'hanno fatta. Balordi, vabbè. Invece qua c'è un aggeggino piccolino, giusto? Sì. Però sì. Se apri la porta facciamo vedere a Pascal cosa devi inquadrare. Aspetta che vado dentro così magari ti do una indicazione. Allora, questo qui è un'altra delle piccole modifiche che facciamo, che però che riguardano sempre il discorso motore, che però sono interessanti e sono funzionali, anche qua con costi molto contenuti. È questa cosa qua che noi abbiamo aggiunto. Questo si chiama pedal booster, è un bypass in sostanza elettronico. Qua si vede un cavettino che noi abbiamo montato, dove il bravo Mirko ha collegato questo bypass al cavettino che c'è dietro il pedale dell'acceleratore. Quindi il montaggio è molto semplice, si sgancia un cavetto, si mette il cavetto della centralina, quindi si fa maschio femmina e ok. Il segnale, al posto che arrivare dal pedale acceleratore al reostato che apre la farfalla, viene bypassato da questo telecomando, che ovviamente sulla base di un settaggio che uno può fare, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco. Diciamo che quando io accendo lui si setta su una programmazione, schiacciando questo tastino la programmazione varia, dal City con la luce verde arrivare al Plus diventa sempre più reattivo. Quindi il City ha riduco il tempo di risposta del 20%, questo del 40%, questo del 60% e questo lo vado a dimezzare. Se io lo metto sul Plus, che è questo, io schiaccio sul acceleratore e la macchina impiega la metà del tempo per rispondere sull'apertura della farfalla. Quindi è una cosa, ripeto, molto semplice. Il cliente poi a questo punto cosa fa? Si setta l'impostazione che vuole, dopodiché non lo guarda più. La cosa interessante è che io vado a spegnere, lui sta acceso un attimino, poi si spegne. Quando vado a riaccendere, lui si setterà sull'ultima programmazione fatta. Non è che tutte le volte entro, devi andare, ok, rimane su quella. Per cui, ripeto, è un'altra, delle modifiche che viene fatta, chiamiamolo nell'ambito motore, ed è assimilabile alla Skeleton che noi montiamo, dove tu puoi staccare, attaccare, anzi anche questo qua tu è montato col vecchio, lo puoi staccare e infilare qua dentro. Quindi macchina in garanzia, un sistema del genere lo si può, o lo spegni direttamente tenendo premuto questo tastino, o lo stacchi proprio con il velcro e questo qua lo nascondi dove vuoi. Quindi piccola spesa, tanta resa. Eh sì, perché ti cambia comunque il carattere della macchina. Cambia. Guarda, noi questo tipo di settaggi qua, ci sono alcuni che magari non vogliono toccare la centralina. Ad esempio, questo tipo di lavoro qua lo proponi a vedere se si è spento, perché si è dissipata l'energia che c'era. Questo tipo di sistema lo proponiamo spesso e volentieri, o in accoppiamento alle centraline, perché andiamo a fare un upgrade sulle centraline. Già anche sulle centraline elettronicamente tu puoi variare, però gli puoi variare un parametro solo. Qua ne hai quattro, quindi il cliente chiaramente è più fruibile, cioè si sceglie la differenza, l'incremento che vuole. Questo tipo di sistema, dicevo, lo proponiamo molto sulle macchine aspirate, dove i clienti ci chiedono di fare le mappature sulle macchine aspirate. Sappiamo che grossi incrementi non ce ne sono, non vogliamo prendere in giro i clienti, diciamo guarda, piuttosto che fare una mappa e farti spendere i soldi sulla mappa, ti consiglio un sistema come questo, non ti dà cavalli, perché questo ben inteso non ti dà cavalli, però hai una percezione, una reattività di risposta, la macchina migliora molto. Alla fine dici ho speso meno che non la centralina e forse ho ottenuto di più, perché una macchina, poniamo caso che questa fosse un aspirato, più di 6-7 cavalli forse non li andiamo a dare, quindi comunque hai una
una spesa di qualche centinaio di euro. Con questo robino qui, con 250 euro... Sia per cambio automatico che manuale? Sì, quello è indifferente. Ok, indifferente. Indifferente, perché il cambio, lui lavora, è proprio, becca il segnale che parte dall'acceleratore e arriva alla farfalla, non intercetta la centralina motore o la centralina del cambio, quindi quelle lavorano per i cavoli loro. So che anche questo è un intervento che fate... penso più o meno in giornata, sì, no? Sì, ma questo qua in 10 minuti, un quarto d'ora si fa, è molto banale, basta solo scollegare la presa di dietro. Va bene. Semplicissimo, questa è una cosa. So che prima di salutarci vuoi ancora parlare della... No! Dai, non ti vergognare. Prego, no. Dai Luca, non ti vergogna, non aver vergogna. No, no. Avete fatto un bel lavoro, 20 ma anni. No, come? Ah, non l'avete fatto voi, sei sicuro Luca? Me lo metti per iscritto, ce lo giuri? Giuro. Giuri in giuretta. Da Boy Scout, giuri in giuretta. Allora, ne approfittiamo per far vedere l'esito finale dell'oscuramento vetri, perché questa della pellicola è un tema, secondo me, che interessa a moltissimi. Pasqua adesso turnica nella sua grande mobilità e ci mostra il risultato finale di questo jumping, che è stato oscurato pressoché totalmente nella zona posteriore, lasciando invece la zona anteriore come da normativa prevista, giusto? Trasparente, perché si deve vedere chi è alla guida, mentre dietro si è creato sicuramente un ambiente molto più riservato, anche più riparato dai raggi del sole. Diciamo che il motivo di quello, l'avevamo visto l'altra volta con la macchina in lavorazione, stavamo facendo, mi sembra, il vetro posteriore. Adesso la macchina è finita, l'abbiamo lasciata asciugare una giornata al sole, perché anche lì c'è un attimino di tempo per asciugare quel poco di umidità che rimane residuo. Adesso vedi che è perfettamente, prima c'erano delle bollicine, adesso sono scomparse. Questo tipo di pellicola, giusto per ribadire, è una pellicola particolare che deve essere omologata, quindi non è una pellicola che si compra al supermercato, ma deve essere una pellicola fatta in maniera specifica per questo tipo di lavoro, per cui dall'esterno hai questo effetto che non vedi e dall'interno, vieni Pasqua che ti faccio, adesso si vede la rete, comunque vedi la differenza di visibilità tra l'esterno e l'interno. Solo con se tu mettessi una pellicola non specifica, avresti lo stesso colore dentro e fuori. Già questa è la prima cosa. La seconda, devi seguire, come dicevi giustamente tu, la normativa, per cui in Italia tu puoi fare quello che vuoi dietro. Per cui se questa qua è la pellicola più scura, proprio total black. Questo c'era proprio un'esigenza per non far vedere appunto il materiale, per cui l'abbiamo fatta sulla specifica. Però generalmente la facciamo in tonalità un pochino più chiara, perché così magari di sera hai meno difficoltà. Quello che non puoi fare è toccare, da un punto di vista di omologazioni, il parabrezza men che meno, ma i due vetri anteriori, perché in Italia c'è questa normativa. Su richiesta possiamo farli, comunque li possiamo pellicolare proprio per diminuire, abbattere il calore. Questa pellicola qua, oltre al discorso estetico, ti diminuisce in maniera drastica il calore all'interno della macchina. Certo. Quando il cliente proverà la macchina, utilizzerà, vedrà che c'è una differenza di temperatura, molto, soprattutto in questa stagione qua, molto positiva. Ma non fa così caldo invece, io non so perché chi la macchina, io quasi metterei su un golfino. Perché te stai male? Sì, un montone, non ce l'ha un montone. Io vado a farmi un giro sulla Hyundai Scoop lì, va bene, quella lì. Ti do le chiavi, se me la porti Thunderbird, via. Esatto, se me la porti via mi fai un regalo. Va bene Luca, grazie mille, grazie, è sempre un piacere ascoltarvi e vedere i vostri lavori, 9000giri.it, il sito per maggiori informazioni. Beviamo una cioccolata calda. Dai, fantastico, andiamo. Oppure il vin brûlé. Vin brûlé per tutti. Quattro vin brûlé, grazie. Allez, via.